Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al mio viaggio in Italia. Questa volta vi porterò in Veneto e vi parlerò delle principali città d'arte, perché quando io ho fatto il viaggio in Veneto, più che altro ho visto delle città. In particolare ho alloggiato nella città di Vicenza, però di quella ve ne parlo dopo perché voglio partire dalla città che è in assoluto la più famosa del Veneto, che è Venezia, la famosissima città lagunare. Io ci sono stata 3 volte, però la prima ero veramente piccolissima perché avevo forse 4 anni o 5, comunque ero una bambina e non mi ricordo quasi nulla. Poi ci sono stata invece 2 volte con il mio compagno ed entrambe le volte abbiamo raggiunto la città via mare. La prima volta abbiamo preso un battello piuttosto piccolino che parte dalla località che si chiama Cavallino Tre Porti e da lì ci sono tutti questi battelli che arrivano alla città di Venezia. La seconda volta invece è stato molto più suggestivo perché abbiamo raggiunto il porto di Venezia con la nave Costa Crociere, che è una nave enorme, quindi noi praticamente eravamo alti perché la nave comunque è alta e vedevamo Venezia quasi dall'alto, quindi è stata veramente una cosa molto suggestiva entrare nei canali quando ancora si poteva fare, perché forse adesso dopo l'incidente dell'Isola del Giglio hanno un po' rivalutato questi ingressi così vicini e così attaccati alle case, però in quel momento ancora si poteva ed è stata una cosa veramente meravigliosa. Quindi già questo ci ha fatto apprezzare tantissimo la città perché vista dal mare vi assicuro che è fantastica. Poi quando arriverete in città ovviamente sarà bellissimo andare in giro per tutte le sue stradine, la famosa Piazza San Marco che è spettacolare, poi ci sono un sacco di palazzi signorili e i suoi famosi canaletti, ovviamente è bello anche il giro in gondola e i suoi ponti perché i suoi ponti sono veramente caratteristici. Il simbolo di Venezia è sicuramente il Canal Grande che si può vedere benissimo dal ponte di Rialto, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere. E poi a me è piaciuto tantissimo anche il Ponte dei Sospiri, che è chiamato così perché una volta i prigionieri passavano da questo ponte per arrivare nel carcere e si dice che emettessero il loro ultimo respiro di libertà e quindi è stato chiamato il Ponte dei Sospiri. Però è veramente bellissimo anche proprio dal punto di vista architettonico, artistico. Se poi come me amate i libri, vi consiglio di dare un'occhiata alla libreria Acqua Alta, che è molto particolare perché tiene tutti i suoi libri all'interno di vasche e di gondole, quindi sicuramente è caratteristica. Adesso però ci spostiamo verso Vicenza. Io ho alloggiato in questa città per un periodo un pochino più lungo rispetto alla classica settimana di vacanza perché avevo dei motivi, diciamo, familiari, personali per alloggiare appunto in questa città. Però, pur essendo un momento in cui non ero assolutamente in vacanza, ho avuto la possibilità di girare un bel po' perché ci sono stata un po' di più, perché comunque tutte le mattine le avevo libere e quindi essendo lì da sola, poi il mio compagno mi ha raggiunto dopo, però per un po' di giorni sono stata lì da sola e non sapendo che cosa fare l'ho un pochino girata. Vicenza è una città poco citata dal punto di vista turistico, però è un piccolo gioiellino, a me è piaciuta veramente tantissimo. Piazza dei Signori è sicuramente la più bella della città, è il classico salotto signorile, ci sono dei palazzi molto belli, la torre dell'orologio, la chiesa, la basilica, il porticato, quindi sicuramente una piazza che merita una visita e anche qualche fotografia. Il centro storico è molto carino e molto raccolto perché si gira tranquillamente a piedi e poi un pochino fuori Vicenza, qualche chilometro, c'è la villa La Rotonda che è ispirata al Pantheon di Roma ed è molto bella perché ha la forma circolare. Poi vi consiglio di andare a vedere il santuario della Madonna di Monteberico perché rimane in altura e vi regalerà una vista della città dall'alto che è davvero spettacolare. C'è una grande terrazza che viene utilizzata in realtà come parcheggio, però il marciapiede è abbastanza ampio, quindi potrete passeggiare e vedere la città dall'alto in tutta tranquillità. È veramente bello anche il santuario, se vi interessa un po' l'arte,
parte vi piacerà il fatto che questo santuario nasce dall'unione di due chiese, una del 400 in stile gotico e l'altra del 600 in stile barocco, quindi c'è l'unione di questi due stili. Poi è bella anche la basilica all'interno ed è molto bello il chiostro, quindi sicuramente è interessante da vedere. Poi se vi interessano anche tutte le testimonianze legate alle apparizioni mariane, ci sono dei documenti che raccontano la testimonianza di alcune apparizioni avvenute intorno al 1426-1428. Però al di là di questo è veramente bello sia il paesaggio sia il santuario proprio dal punto di vista artistico. Poi a Vicenza vi consiglio di andare a visitare il Museo del Gioiello, che contiene circa 310 pezzi unici antichi, veramente bellissimi. Alcuni appartengono a collezioni private, altri no, però sono veramente spettacolari. Se vi interessa poi dare un'occhiata a questo museo, vi lascio il link in info box della visita virtuale. È un video che ho trovato su YouTube e che appunto faceva un po' fare un giro virtuale di questo museo, quindi potete già farvi un'idea. Poi dalla stazione di Vicenza, con un pullman in circa un'oretta, si può raggiungere una bellissima località che si chiama Marostica. È molto famosa perché ogni 2 anni, negli anni pari per la precisione, fanno una partita di scacchi viventi, ossia ci sono proprio delle persone che fanno una rappresentazione simulando una partita a scacchi. Infatti nella piazza principale di Marostica c'è proprio la scacchiera e poi è interessante perché ci sono anche degli scacchi abbastanza grossi, non dico a grandezza naturale, ma quasi, che si possono prendere, diciamo, in prestito e con i quali si può giocare proprio sulla piazza, quindi utilizzando queste scacchiere che ci sono a Marostica. E questa sicuramente è la maggior particolarità di questa città, però in realtà è molto carina anche proprio dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista del centro storico. A me è veramente piaciuta molto. C'è un castello che rimane un pochino in alto, circondato dalle antiche mura, quindi sicuramente dal punto di vista anche paesaggistico merita una visita. Se vi interessa poi saperne di più sulla partita a scacchi di Marostica, magari vi lascio in info box il link del sito ufficiale. Però di solito si tiene nel mese di settembre. Ora, quest'anno con il Covid, io non so se la partita verrà fatta lo stesso oppure se verrà spostata, non ne ho la minima idea. Però in condizioni normali si teneva nel mese di settembre ogni 2 anni negli anni pari, e questo in teoria è un anno pari perché è il 2020, quindi a settembre ci sarebbe stata questa partita, però col Covid io non so assolutamente che cosa abbiano deciso. Comunque vi lascio tutto in info box e sicuramente troverete poi informazioni aggiornate. Un'altra città bellissima che mi è veramente piaciuta moltissimo è Padova. Io vi consiglio di raggiungerla in treno partendo da Verona oppure da Vicenza, perché a Padova è molto difficile trovare parcheggio. Noi abbiamo trovato un parcheggio praticamente quasi per grazia ricevuta, ma era zona disco, quindi praticamente ogni 3 quarti d'ora dovevamo tornare dalla macchina per spostare il disco. E diciamo che non è proprio il massimo della vita. Se invece prendete un treno da Vicenza, mi sembra che siano una ventina di minuti, non avete nessun problema di posteggio e ve la girate tranquillamente. La prima cosa che voglio consigliarvi è la Cappella degli Scrovegni, che all'interno ospita il più importante ciclo di affreschi del mondo. E voglio segnalarvela perché questo luogo, visto da fuori, non attira particolarmente l'attenzione. Voi rischiate di passarci davanti e di andare dritti, perché comunque non sembra che ci sia niente di che. Invece io vi consiglio di entrare perché vi assicuro che rimarrete stupiti. Poi vi consiglio la Basilica di Sant'Antonio da Padova, che i padovani chiamano semplicemente il Santo, quindi non gli attribuiscono il nome Antonio, però comunque è una basilica bellissima. Vi consiglio di prendervi tutto il tempo per vederla, di girarla con calma, perché non è una di quelle basiliche che si possono vedere di fretta e furia, perché è molto vasta e ci sono veramente molte cose da vedere. Intanto all'interno ci sono le reliquie del santo, poi è particolare perché la facciata
facciata è in stile romanico e invece il deambulatorio è in stile gotico. Poi ci sono 7 cappelle, cupoli, campanile, quindi assolutamente da vedere con calma e merita, vi assicuro che merita. Poi un luogo che vi consiglio assolutamente di vedere è Prato della Valle, che è una piazza molto grande, c'è un'isola centrale che è circondata da 78 statue che rappresentano tutti personaggi famosi, personaggi storici del passato, e da questa isola centrale partono 4 viali che si vanno a intrecciare con 4 ponti, quindi è veramente bellissima e suggestiva. Però informatevi prima, perché ci sono alcuni giorni in cui su questa piazza viene tenuto un mercato, e se ci arrivate quando c'è il mercato praticamente non vedete niente, perché ci sono tutti gli stand, tutti i teloni, e voi la piazza non la vedete alla fine. Quindi magari guardate un po' quali sono i giorni del mercato e cercate di andarci quando il mercato non c'è, perché sarebbe un vero peccato. Poi una particolarità sulla città di Padova è che è definita la città dei tre senza. Il primo senza è il santo senza nome, perché come vi dicevo prima, i padovani si riferiscono a Sant'Antonio chiamandolo soltanto il santo e non aggiungono il nome. Poi il secondo senza è il caffè senza porte, che si riferisce allo storico caffè Pedrocchi, che una volta era aperto giorno e notte e che oggi è considerato quasi un monumento della città. E il terzo senza è il Prato senza erba, che si riferisce a Prato della Valle, che è una piazza della città, quindi asfaltata, e non è un prato in erba, anche se nell'isola centrale c'è un po' di vegetazione, però comunque è una piazza. E questa caratteristica dei tre senza me l'aveva raccontata una donna che abita a Padova e che mi aveva proprio dato anche delle indicazioni su cosa vedere, che giro fare, insomma un pochino di informazioni, diciamo, turistiche e strategiche. Un'altra città che ho visitato, che è poco nominata dal punto di vista turistico ma che merita sicuramente una visita, è Treviso. Io ci sono capitata un po' per caso, nel senso che è stata una tappa un po' improvvisata, ma sono contentissima di esserci andata, perché devo dire che è un piccolo gioiellino. Tanto è formata da fiumi che le regalano degli scorci molto caratteristici. Andate a vedere la fontana dei tre visi, perché è il simbolo comunque della città ed è proprio una fontana che ha tre visi, quindi un corpo e tre facce, ed è un po' particolare. È bella la chiesa di Santa Lucia con volte a crociera e affreschi colorati, quindi vi consiglio assolutamente di vederla. E poi vi consiglio il cuore della città, che è Piazza dei Signori, con dei palazzi molto signorili, dei portici, negozi, quindi insomma è sicuramente il cuore vivo della città, ma anche il cuore artistico, perché dal punto di vista artistico e paesaggistico è veramente una bella piazza. Poi vi consiglio di andare a vedere la Loggia dei Cavalieri, che è una piazza porticata che risale al 1200 e che all'epoca era stata costruita per i nobili, quindi loro potevano andare lì e fare salotto, diciamo così, in questo ambiente sicuramente suggestivo dal punto di vista paesaggistico, ma anche un pochino riservato, un pochino appartato, dedicato solo a loro. Poi una città che ho visitato, anche questa meno citata, meno consigliata dalle guide turistiche, ma che secondo me merita una visita, soprattutto se siete in zona, è Belluno, che è una città alpina, molto particolare perché è piccolina, si gira a piedi tranquillamente, ha un centro storico caratteristico e un paesaggio caratteristico, perché è una città alpina, quindi è circondata da montagne, questo la rende suggestiva. Da vedere sicuramente Piazza dei Martiri, la Torre Civica, il Duomo e il Palazzo dei Rettori. Poi se volete uno scorcio caratteristico andate sul Ponte della Vittoria e mi raccomando non dimenticate di scattare una fotografia, perché vi regalerà un bellissimo scorcio. Poi una città invece famosissima e consigliatissima da qualsiasi guida turistica è Verona, la città di Giulietta e Romeo. Ma al di là della storia di Giulietta e Romeo, della casa e del balcone di Giulietta, che comunque sono andata a vedere, c'è anche tanto altro. Intanto l'arena, che è il simbolo proprio della città, questo anfiteatro romano bellissimo che vi consiglio assolutamente di vedere, ma è anche bello girare proprio nel centro storico, vedere le sue piazze, i suoi palazzi, i suoi ponti, è veramente particolare. Poi c'è Castelvecchio, che ospita un museo, ma anche se non vi interessa il museo è comunque bello vederlo dall'esterno. Poi a Verona ci siamo fermati tutto il giorno e abbiamo mangiato in un ristorante proprio sulla piazza principale, quindi è stata anche una cosa un po' caratteristica. Ma sicuramente una di quelle città
che merita assolutamente una visita. Una città del Veneto che invece non viene quasi mai nominata dal punto di vista turistico è Rovigo. È una città piccolina, si gira a piedi tranquillamente, ma proprio per questo vi permetterà di girarla in ogni suo angolo. E secondo me è un po' ingiusto che non sia nominata, perché comunque è carina con i suoi palazzi, le sue chiese, le sue piazze. Quindi io vi consiglio, se magari siete in zona, di andare anche a Rovigo. Questo è stato il mio viaggio. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.